Tracciato in Mondello, dove il tram arriva a doppia linea in andata e ritorno da via dell'Olimpo dopo lo Zen, si sviluppa poi in un loop che sarebbe un anello che attraverso via Venere e viale Regina Margherita scende poi sul lungomare per tornare indietro da via Galatea, via Mattei e ritornare a via dell'Olimpo. Sul lungomare viene prevista la realizzazione di una nuova ZTL dedicata solo ai residenti, per cui si pedonalizza tutto il lungomare e sul lungomare sarà dedicata solo ad una linea di tram, alla pedonalizzazione e alla pista ciclabile. Attraverso via Palinuro poi, tornando indietro, che è una via di nuova realizzazione che il comune sta già realizzando, si innesta in via Galatea, sale e alla fine di via Galatea gira a sinistra su via Mattei, che è un tronco della nuova via Mattei che sarà realizzata per andare a congiungersi con quella attualmente a carreggiata ampliata che viene realizzata dopo, per capirci, il ristorante delle antiche mura. Questo dà la possibilità di arrivare alla Borgata Marinara di vivere il lungomare in una maniera anche più europea di quello che è quella attuale, nel senso che verrà fruibile tutto il lungomare e il mare solo dai bagnanti e dai turisti, dalla popolazione. Per quanto riguarda un altro intervento che è stato, altri due interventi che sono stati previsti a supporto, ci sono stati previsti due parcheggi. Uno in via Galatea, interrate due piani fuori terra, e uno alle pendici del Monte Gallo, sulla zona già dove è previsto già un parcheggio terrazzato, dove viene previsto un altro parcheggio interrato. Questo potrà garantire anche la possibilità di parcheggio a chi invece di arrivare alla Borgata Marinara in tram arriverà col proprio mezzo.